struttura nuovissima, 120 posti letto, soprattutto una struttura che cerca di interpretare una casa di riposo non generalista, cioè noi eravamo abituati a vedere case di riposo per cui la stessa risposta veniva data a anziani che avevano disabilità di tipo fisico o di tipo psichico, che sono invece completamente diverse. Un malato d'Alzheimer ha problematiche che non hanno nulla a che vedere con un anziano che invece ha problemi, che ne so, di deambulazione. Abbiamo quindi cercato di sviluppare dei nuclei con caratterizzazioni diverse che, anche dal punto di vista della domotica, di quello che la tecnologia dà anche per migliorare l'assistenza, fossero delle risposte puntuali, precise. Da un lato, dall'altro tutto quello che è nuovo e necessario, come dire, risponda a criteri di qualità maggiore rispetto al passato, sia dal punto di vista dell'efficienza energetica, della distribuzione degli spazi, ma anche della qualità grande e bella in un panorama, quello del Friuli Venezia Giulia, che ha anche molte realtà ormai superate. Con l'orgoglio poi dell'imprenditore che dice non c'è un euro di denaro pubblico in quella struttura, noi riusciamo, ne stiamo costruendo tantissime, ne abbiamo in questi giorni aperte una a Torre di Mosto vicino a Venezia e una a Piacenza ad esempio, ma ne stiamo costruendo più di una decina, e dicevo la convinzione che questo sia possibile farlo gestendo semplicemente bene i denari delle rette. Cioè non serve denaro pubblico, si può anche in questo settore fare impresa, un'impresa però di carattere sociale, un'impresa che cresce, che crea occupazione, che dà risposte e che non chiede soldi allo Stato.